Ciao Saliners, bentornate in un nuovo video. So che non pubblico da parecchio ormai, ma questa volta non sono qua per scusarmi o per robe simili. Questa pausa che mi ero presa da YouTube soprattutto ha un motivo valido. Molto valido, anzi non ero nemmeno tanto sicura che sarei riuscita a tornare a pubblicare su YouTube, ma sinceramente mi sta aiutando tantissimo. Io amo vloggare, amo parlare con voi, amo sfogarmi insieme a voi e già soltanto il pensiero di ricominciare a pubblicare qui per voi mi fa sentire molto meglio. Questo video lo sto facendo per darvi alcune risposte perché magari appunto quando cerco di tenere la mente, quando cerco di non pensare a certi argomenti, a svagarmi un pochino, faccio alcune dirette anche e vedo tanti commenti, tante domande da parte vostra. E questo è appunto il video in cui io vi racconterò un po' di quello che è successo. Non penso di raccontarvi tutto, o perlomeno non adesso. Certe cose preferisco tenerle private. E niente, io direi di iniziare rispondendovi alla domanda che appunto mi state facendo in tantissimi, riguardo appunto alla mia gravidanza. Ero rimasta incinta, come sapete, da poco. Ero già al terzo mese e mezzo, un po' di più del terzo mese e mezzo, e di solito quando tu passi il terzo mese di gravidanza puoi stare serena. E io ero tanto serena, tanto serena, non mi sarei mai potuta immaginare minimamente una cosa del genere. Mi ricordo che quando ero incinta della Sella avevo tantissima paura che potesse succederle qualcosa e lo pensavo sempre, tutti i giorni, al fatto che se le fosse successo qualcosa io sarei potuta sparire, non sarei mai più riuscita a ritornare a me stessa se le fosse successo qualcosa. Anche perché ero in comunità, ero da sola, lei era l'unica persona con cui io stavo. Era la mia unica personcina, perché appunto ero stata allontanata dalla mia famiglia. E andava tutto bene con lei e appunto la conoscete. È una bambina sana, sta bene, è brava, fasticciona. Mi ricordo che è successo l'ultima volta che vi ho detto che avevo un'ecografia, e vi avevo detto anche qualche giorno prima: domani ho l'ecografia e vedrò magari se saprà il sesso e tutte queste cose qua. Ero un sacco emozionata e sono andata appunto a fare questa ecografia. Sono entrata con la Selena, serenissima proprio. Ero tranquilla, tanto. Ero veramente tanto tranquilla, non so come spiegarvelo, ma io stavo davvero bene e anzi eravamo anche un pochino di fretta perché dovevamo andare a pranzo fuori. Quindi volevo vederla e poi andare a pranzo. E c'era un dottore che tra l'altro non conoscevo. Mi ha fatto sdraiare e ha iniziato a guardare nella pancia. Questo dottore però ho visto che non mi diceva niente, faceva delle facce un po' strane, però mai mi sarei aspettata mi dicesse qualcosa di negativo. Ho pensato che boh, magari era quel tipo di dottore un po' maleducato che non ti caga e basta. E invece dopo un po' che gli faccio, va tutto bene, si vede il piccolino, lui mi ha detto: mica tanto.
E io ero tipo, in che senso, mica tanto? Il mio piccolino non stava bene. Ed è una cosa che è successa naturalmente, non c'è nessun motivo in particolare. A volte succede. Però aveva il mio piccolino aveva del liquido sotto la cute, sotto la pelle. E mi hanno detto che era difficile che si risolvesse, ma ci ho sperato fino alla fine. Dopo quella volta ho dovuto fare tantissimi prelievi del sangue per tante varie analisi. Il dottore, un altro dottore, dopo ci ha spiegato un po' le cose che avremmo dovuto fare. Ha detto che erano poche le possibilità, ma io cercavo di non essere negativa. Ho sperato con tutto il mio cuore che non succedesse niente del genere, perché io sono quel tipo di persona che mi potete fare di tutto, cioè potete dire di tutto, potete fare tutto quello che vi pare per ferirmi, ma mai qualcosa mi toccherà come una cosa del genere. Questa era la mia paura più grande in assoluto. Ed è diventata realtà. Dopo mi hanno fatto altre visite, finché dopo 6 giorni da che me l'avevano detto, dovevo andare a fare una visita per fare l'amniocentesi, che se voi non sapete che cos'è, in pratica è una puntura nella pancia dove ti prendono un po' del liquido amniotico. Qui del liquido dove c'è il piccolino, per poter analizzarlo e poter capire meglio come risolvere questa cosa e per capire meglio cosa. Ed è stato quel giorno che io mi ricordo, anche lì ero tranquilla, mi dicevo devi stare tranquilla, perché se tu non sei tranquilla dopo non gli trasmetterai tranquillità nemmeno a lui. E non va bene. Non c'era mia mamma, era andata a quella visita come anche nella maggior parte delle altre visite con la mamma di Gri. Quel giorno invece c'era un'altra dottoressa che tra l'altro era tanto gentile e mi ha iniziato a visitare, a fare l'ecografia per vedere innanzitutto come stava piccolino.
E ha detto ok, basta così. Per cui ha detto, il cuoricino ha smesso di battere. Ha detto che si è fermata naturalmente. Tutto questo è successo nel giro di 6 giorni e tutte le altre ecografie andava tutto bene, non c'erano stati nessun tipo di problemi e dopo in 6 giorni è crollato tutto. Io la amniocentesi l'ho fatta lo stesso per capire che cosa avesse e dopo qualche giorno mi hanno dato i risultati e in questi risultati c'era scritto che era una femminuccia. Avrei dovuto avere fra le braccia, tra qualche mese, un'altra piccola principessa. Che però non vedrò mai crescere. E rimarrà il mio angelo. Questa gravidanza è stata tosta dall'inizio, esattamente dall'inizio in cui l'ho saputo, non mi ha fatto elaborare niente, l'ho scoperto, dopo qualche settimana sono riuscita ad accettarlo, anche se ci ho messo un po' perché comunque è una cosa grande. Avevo deciso di andare avanti ed è successo questo. Non capisco perché è successo questo. Non capisco perché proprio a me. Non capisco perché proprio a lei. Ero convinta che sarebbe stato un maschietto. La mia piccolina però mi ha cambiato tantissimo l'alimentazione. Ora grazie a lei non mangio più tanta cioccolata, non gli piaceva. E poi gli piacevano tanto le verdure, cosa che a me non piace per niente. E non mi faceva mai esagerare sul mangiare. Avevo un botto di sonno sempre, avevo tantissime nausee, la sera stava da poco iniziando a capire, non ci sarà bisogno che io gli dica che non c'è più, perché ancora non l'aveva compreso del tutto. Ogni tanto gli dava qualche bacino, però non l'aveva compresa ancora.
questa è definitivamente l'esperienza più brutta della mia vita. Non auguro nulla di tutto questo a nessuno, nemmeno a quelle persone che sotto i commenti diranno cose brutte, come ho già letto nelle dirette. Mi mancherà per sempre. Sono sicura che sarebbe stata la bambina più brava del mondo. Sono sicura che non sarebbe stata come la Selle. Penso che sarebbero stati due opposti. Come mia sorella, due opposti, ma che insieme stanno benissimo. Devo ancora realizzarlo, in realtà. Non ne parlo mai con nessuno. Preferisco uscire e stare con mia sorella o con le mie amiche per non pensarci, perché sennò vi giuro che da quel che io mi conosco potrebbe essere quella cosa che mi distrugge del tutto, del tipo che mi spengo quando posso farlo, non posso permettermi di farlo perché ho la Selena e lei merita di avere una mamma brava, di avere una mamma che sta bene e che pensa a lei. Però la nostra piccolina rimarrà per sempre nel nostro cuore. Mi manca da morire. Quella principessa mi avrebbe cambiato la vita. In meglio. E già che ci sono, vi ricordo, ragazzi, di stare attenti alle scelte che fate. Ogni vita è preziosa. Io personalmente sono contro l'aborto. L'ho capito veramente tantissimo. Non riuscirei mai a fare una cosa del genere. Ovviamente è un diritto di tutte le donne, perché è giusto così. Però pensateci molto bene prima di farlo. Sono fiera di non aver fatto quella scelta, anche se mi era passata per la testa, perché io so di aver fatto il possibile perché la mia piccolina stesse bene. Io ho accettato questa gravidanza. Io sarei andata avanti con questa gravidanza, avrei amato mia figlia e sono sicura al 1000 per 1000 che se avessi fatto quell'altra scelta mi sarei sentita così tanto male con me stessa. In questo momento io mi sento male con me stessa per quello che è successo, perché non lo so, mi sembra che magari potrei aver sbagliato io qualcosa, anche se i dottori hanno detto che è stata una cosa tutta naturale. Però sono pensieri che ti vengono in mente. Ma io sono contenta perché non ho quel rimorso
ma sono contenta della scelta che ho fatto, perché non avrò mai quel rimorso di essere stata io la persona che le ha negato la vita. Lei non sarà mai dimenticata da nessuno. Lei era importante e rimarrà importante per sempre.